non c'è la tovaglietta glitterata perché, allora ragazzi, ieri siamo stati all'evento di Yolanda a Bergamo, allo scuola ufficio a Bergamo, dove lei appunto ha realizzato degli slime. Comunque abbiamo fatto un video dove appunto lei realizzava questi slime per i bambini, tipo un tutorial diciamo, e appunto ne abbiamo fatto il video, poi ve lo caricheremo. Nel frattempo vi faccio vedere alcune cosine che abbiamo comprato, perché appunto lì c'era anche il suo merchandising e quindi abbiamo preso qualcosina. Che oltre questo praticamente c'è un'altra cosa, però ve la devo far vedere dopo perché è gigante. Allora, io mi sono presa un pop socket, io di questi qui non li ho mai usati, quindi poi vedrò un pochettino come si utilizzerà per il mio telefono appunto. Qui vediamo Yolanda e Daniele con la scritta Sweets Family, Pop Sweets, Yolanda Sweets, Original Pop Stand, e qui ci spiega un pochettino come funziona. E poi ovviamente ho preso due slime. Allora, ho preso il Birthday Cake Fiesta, ragazzi lo hanno usato e ha una profumazione di torta, mamma mia, buonissimo. E poi questo che non ha nome, che però ho visto dentro c'è un charmino, e poi appunto lo andremo a mischiare per vedere il colore che ci uscirà fuori. E dopo che l'abbiamo visti, volevo farci una ASMR. Appunto, non vedete la tovaglia perché, ragazzi, se io vado a utilizzare gli slime sopra la mia tovaglia glitterata, facciamo un macello. Non ho ancora un piano, diciamo, volevo prendere, se si trovava in giro, un piano di plexiglass da mettere appunto sopra la tovaglietta, in modo tale che io posso giocare con gli slime senza far danni. Però in questo momento ci dobbiamo accontentare così. Allora, partiamo da questo che, ragazzi, come vi ho già detto prima, il profumo è sensazionale. Birthday Cake Fiesta. Questo appunto è il logo di Yolanda, del suo shop. E adesso andiamo a vedere, mamma mia ragazzi. Cioè, ieri lo hanno usato, non vi dico veramente il profumo, cioè una droga. Dico solo questo, una droga. Allora, ci sono tutte queste palline. Ah, ovviamente c'era come omaggio un sacchettino di palline così, una caramellina e l'acido borico. Diciamo che è un pochettino appiccicosino adesso. Ragazzi, il profumo, mamma mia ragazzi, è una droga. Allora, lo andiamo a mettere sul tavolo e vediamo un po'. Mamma mia! Mamma mia ragazzi! Andiamo di maneggiarlo un pochino, non tolgo gli anelli perché altrimenti faccio un macello. E lo andiamo a... Aspettate che mi è rimasto tutto lo slime. Lo andiamo a maneggiare un po' per vedere appunto se si toglie l'appiccicosità. Oppure ci metto un pochettino di acido borico e vediamo. Mamma mia ragazzi! Cioè ragazzi, sto maneggiando uno slime di Yolanda, cioè... fatto da lei, no vabbè, è un sogno, cioè ragazzi, guardate la meraviglia, mi viene quasi da piangere, mamma mia ragazzi, non potete capire il profumo, cioè ragazzi, non potete capire il profumo, guardate, no, lo adoro, mamma mia, cioè, lo adoro troppo. Mi sa che ci devo mettere un po' di acido borico. Allora ragazzi, questo qui purtroppo era tutto appiccicoso e ho dovuto metterci la soluzione salina e lasciarlo un pochettino a giro. Adesso lo lasciamo un pochettino assestare, magari diventa meno appiccicoso perché ragazzi è immaneggevole. Infatti guardate le mie mani, appiccicosa sono. Questo qui invece l'ho maneggiato un pochino perché mi si era indurito, non so se magari
è perché l'ho lasciato, ma l'ho lasciato dentro un cassetto, non vorrei che si sia indurito perché non era chiuso bene. Allora, questo è il cermino che c'era dentro, un fiocco viola. E adesso vediamo un po'. Vedete che mi si è indurito. Guardate. Nel senso, se io lo tiro piano piano non si stacca, invece se ci vado di forza si stacca un po'. Anche lui è un pochettino appiccicosino, magari maneggiandolo un po'. Proviamo a metterci un pochino di soluzione. Perché è freddo e quindi ho un attimo bisogno di scaldarsi, perché ho le mani congelate anch'io. Guarda, mamma mia, allora al tatto sembra che ci sia dentro dello zucchero ed è favoloso. Purtroppo sono appiccicosi, ma perché secondo me sono stati appunto tenuti dentro le scatoline, quindi sono un po' così. Diciamo che l'altro però era proprio veramente difficile da maneggiare, ragazzi, perché mi si appiccicava dappertutto, cioè non riuscivo a staccarmelo dalle mani. Allora, da rosa e blu è diventato questo lilla. Guardate che meraviglio! Sentite, ragazzi. Un casino. Purtroppo ho le mani fredde, quindi lo slime non è che si maneggia molto bene, nel senso, avendo le mani fredde non si scalda, diciamo. Sto cercando di farlo diventare meno appiccicosino. Adesso vi faccio vedere quell'altra cosa che abbiamo preso. Tanto qui provo a lasciarci un po' di soluzione salina, magari per farlo un pochettino assestare. Allora, adesso vi faccio vedere. Appunto, cos'altro abbiamo Allora, preso? ragazzi, ho provato a metterci un po' di soluzione salina in questo, però ahimè si è un pochettino indurito.
vedete, un pochettino duro. Però ragazzi, la texture è perfetta. Un pochettino si è indurito, però vedete, diciamo che non è più appiccicoso. Guardate, perde un po' di palline, eh? Guardate, che meraviglia! Ok. Comunque ragazzi, appena posso, vorrò prenderne un altro nel suo shop. E quindi praticamente ne prenderò un altro e lo andremo a vedere. Vedete, si è un po' indurito, però fa niente, dai. Io non sono molto esperta. Allora, andiamo a vedere appunto cos'altro ho preso. Allora, adesso mi avvicino. Praticamente ho preso, abbiamo preso un kit che appunto il negozio ci offriva, nel senso, dentro questo kit c'è un po' delle cosine che lei utilizza per fare appunto il design. Allora, c'era una boccetta di colla trasparente Giotto, c'era anche la colla sempre Giotto, quella a formato grande, però appunto nel kit hanno messo questa. Poi c'era la schiuma da barba, questa qui. Poi abbiamo la soluzione salina, questa qua. Eccola qui. Ovviamente queste sono per le lentine, ma non ci serve per fare gli slime. Questa. Poi abbiamo una scatola di bicarbonato, poi una scatola per appunto mettere dentro lo slime, poi una bustina di palline, una crema per mani, una spatolina e una boccettina di glitter. Questo qui, diciamo che è il kit che vendevano, oltre che avere dentro una busta, una borsa anzi, che è gigante ragazzi, non riesco a farvela vedere, comunque è una borsa per lo sport, loro la chiamano, quindi si potrebbe usufruire per andare in palestra, insomma tutte queste cose, oltre che un sacchetto che io riutilizzerò per fare la spesa, ragazzi. E niente, questo è tutto quello che abbiamo preso. Peccato per lo slime perché mi si è indurito. Cioè, ho cercato di come si dice, di aggiustarlo, ma purtroppo si è indurito. Mi dispiace un botto, ragazzi, non potete capire quanto mi dispiace. Però vabbè, la prossima volta sul suo shop, se lo rimetterà, appunto lo riprenderò e vedremo com'è. Purtroppo secondo me si è rovinato un po' tra ieri il freddo, appunto l'ho messo dentro un cassetto e quindi un po' penso si sia rovinato per quello. Invece questo qui comunque è intatto ancora, vedete, ci ho messo solo un goccettino proprio di soluzione, giusto per non, ecco, vedete che non è più appiccicoso, però è bello elastico. Guardate come si spezza, ma perché è freddo. Purtroppo ragazzi, il freddo gli slime li rovina un casino, ma veramente un casino, cioè assurdo quanto li rovina il freddo. E quindi è così, però vi ripeto, io nel suo shop tenterò poi di fare un acquisto e vedo se riesco a riprendermi questo qui, così da fare una recensione
diciamo decente. Questo qui, ragazzi. Non vorrei dire, ma è crancioso da morire, cioè. Mamma mia, quanto lo amo questo. Mamma mia. Vabbè, con questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima e appunto aspettate poi il video che abbiamo fatto dove abbiamo proprio ripreso lei mentre faceva gli slime. Alla prossima, ciao ciao!